È incredibile come, seppure i miseri dati sui passeggeri del Ficobus siano stabili ormai da tempo, si sia deciso di continuare la sperimentazione del servizio contro ogni convenienza economica. Una scelta che a Tiper, nella migliore delle ipotesi, costerà una perdita che andrà dai 200 ai 300 mila euro. Questa è la richiesta di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, dopo la diffusione dei nuovi dati che riguardano per l'appunto i passeggeri della linea F di Tiper che collega la stazione ferroviaria al parco commerciale di World. I numeri del Ficobus sono sempre più deprimenti e in quasi un anno di storia non hanno mai lontanamente visto quella crescita annunciata dai vertici di Fico, spiega la Piccinini. Dal 15 novembre 2017 al 30 settembre 2018 i biglietti vidimati sugli autobus da 18 metri e 148 posti sono stati meno di 100.000, con una media di 4,6 passeggeri per corsa. Adesso, conclude la pentastellata, crediamo che sia assurdo continuare a regalare a Farinetti 4 bus pagati con soldi pubblici che non trasportano passeggeri, ma solo pubblicità del parco alimentare in giro per la città. Il Movimento 5 Stelle chiede anche le dimissioni della numero 1 di Tiper, Giuseppina Gualtieri, e si augura infine che la sperimentazione termini immediatamente e che i 4 bus pagati dalla Regione tornino a disposizione dei cittadini.